L'ambiente in cui si trova è sufficientemente confortevole e accogliente? Il concierge ha parlato all'ospite guardandolo dritto negli occhi? L'albergo fa uso di un'essenza particolare e distintiva sia nella hall che nelle singole camere? Scusi, lei mi sta dicendo che ci vuole passare il punteggio per questo piccolo incidente? È un 5 stelle, è un hotel fuori dal comune, che deve offrire un'esperienza unica grazie ad un servizio impeccabile. C'è giunta voce che in albergo c'è l'ispettore in incognito. È dietro di lei. Quanto si sta bene qui. Ma quasi quasi vengo a stare da te quando torno dai viaggi. Ma? Che scatola prende di solito? La Zolla formato famiglia o quella singola? Si può fumare qui. Qui ci arrestano, possiamo andare in terrazzo. Sì. Che bello, è ricominciato. Tu non avresti fatto un figlio con me? Il vino è più caldo di 2 gradi. Se l'avessimo fatto avrebbe quasi 15 anni. E la zuppa deve essere a meno 40 gradi e non è. Guarda che per costruire un rapporto profondo ci vuole molto, ma molto più impegno di quello che ci metti tu. Ma ti rendi conto di quanto sei aggressiva? Io? Perché non ce ne andiamo io e te dopo l'estate in Brasile? Alla fine dell'estate lasci il bambino. Adesso che state per lasciare l'ambiente in cui avete soggiornato, prendetevi qualche secondo per ragionare su questa esperienza. È stata all'altezza delle vostre aspettative? La consigliereste a qualcuno, anche se in certi momenti vi siete sentita scomoda o addirittura da sola? Fidatevi del vostro istinto. Questo viaggio è il vostro. Sta a voi scegliere come farlo.